Ciao Catabrini, ho dovuto per forza cominciare con Salvini perché Matteo è l'uomo degli elenchi. Lo avete visto, no? Infatti a lui servirebbero. Servirebbe uno psichiatra, uno psicologo, un neurologo, un analista, ma non uno alla volta. Tutti insieme. Comunque, tempo fa, dopo 2 mesi e mezzo, Salvini poteva essere finalmente il leader dell'Italia. Aveva il contratto e non era male. Il contratto cominciava dicendo che bisognava fare tutto alla luce del sole. Non è male come cosa. Votato da militanti. Era un bel modo per partire. Non è da tutti. Cioè Renzi aveva un programma, ma lo aveva fatto approvare solamente da Confindustria. Sono scelte. D'altra parte Renzi è di sinistra. E quindi faceva quello che ha fatto la sinistra per tutti gli ultimi anni. Fare approvare i programmi dai padroni. Invece i grillini avevano votato in rete, mentre nei weekend avevano votato i leghisti nei gazebo. E poi con calma lunedì l'ha visto Mattarella. Ma così, solo per educazione, per il rispetto agli anziani. Salvini e Di Maio, cioè veramente noi non volevamo dare una chance a una coppia del genere? Io l'avevo letto il contratto, era una fantastica visione di vedere il futuro in 2 modi diversi. Cazzo, che bello che era! Di Maio voleva il reddito di cittadinanza, Salvini invece le pistole in ogni stanza. Perché se andava bene, ogni italiano, alla fine, a fine mese, avrebbe avuto 780 euro in più da poter spendere in proiettili. Volevano le licenze per i fotovoltaici nel terrazzo e invece si ritrovano il porto d'armi nel comodino. Nel contratto si voleva il carcere per i grandi evasori. Cioè, non ho capito sta cosa. Ma chi cazzo sono i grandi evasori? Gli idraulici, presi uno alla volta, magari, sono piccoli evasori. Ma presi tutti insieme, diventano grandi evasori. Una grande evasione di tasse. Quindi non ho capito sta cosa. Non è che ce l'ho con gli idraulici, che per carità, dopo non vengono più qua in studio a mettere a posto i tubi. Era solo un esempio. Ciao idraulici, anzi, iscrivetevi al canale. Io, appunto, non ce l'ho con gli idraulici, ce l'ho con i figli di Troia. E ve lo dico io, che mi chiamo Agamennone, quindi il fatto è che né Salvini né Di Maio volevano metterci la faccia. E quindi, visto che il Movimento 5 Stelle aveva avuto più voti, stavano cercando nei grillini qualcuno di alto profilo. La stampa aveva scritto, ok a un grillino, ma di alto profilo. Varemengo, trovalo. Come andare a cercare un cassa integrato al matrimonio del principe Harry. Nel Movimento 5 Stelle sono tutti giovani. Molti di loro, prima di questa avventura, non avevano nemmeno un posto fisso. Come fanno? Come fai a trovare qualcuno di alto profilo? E già tanto se hanno una fissa dimora? Alla fine, quello col profilo più alto resta sempre Di Maio, dall'alto del suo diploma. Lui è il più qualificato. Era il più qualificato, perché poi appunto se n'è andato, perché sembra tanto timidino, ma quando vuole tira fuori gli artigli, eh? Tempo fa, quando l'accordo sembrava che non si faceva, è andato subito da Vespa a dire che Berlusconi teneva la Lega per i coglioni per un fatto di vecchie tasse non pagate, di vecchi debiti non dati. Ne ha dette di cose Di Maio, fino ad arrivare perfino a lasciare il Movimento 5 Stelle.